Per aggiungere una risorsa su Moodle facciamo intanto clic sul bottone Attiva modifica. In qualche secondo compariranno gli strumenti che ci consentiranno di lavorare sui vari moduli del corso. In questo caso ci interessa aggiungere una risorsa, quindi facciamo clic sul menu a tendina e vediamo le risorse disponibili. A prescindere dal tipo di risorsa che sceglieremo, il metodo di inserimento sarà praticamente una costante. Supponiamo in questo momento di voler aggiungere un indirizzo di una pagina web, un cosiddetto URL. Quindi faccio clic su URL. Qualche istante, ecco, mi si apre questo menu nel quale io posso scrivere il nome dell'URL. Facciamo un esempio, per esempio facciamo un link ad Arca dei Suoni, quindi qua scrivo Arca dei Suoni, posso inserire una breve descrizione, anzi devo inserire, vedo che c'è l'asterisco, quindi la descrizione è obbligatoria, e qua scrivo link al sito di Arca dei Suoni. Potrei aggiungere qualche cosa, ma in questo caso, in questo momento non è il caso. Mi sposto nel campo URL, quindi se lo conosco posso direttamente scrivere www.arcadeisuoni.org. O altrimenti posso fare clic su Scegli link. E in questo caso, se avessi prima precedentemente avuto un elenco di link disponibili, avrei potuto sceglierlo. In questo momento non ne ho nemmeno uno, quindi non mi rimane che chiudere. Posso fare alcune altre scelte, che poi diciamo magari andremo a vedere in un secondo momento. Quindi, quando sono soddisfatto di quello che ho fatto, faccio clic su Salva e visualizza. Avrei potuto anche fare clic su Salva e torno al corso, ma così intanto lo vediamo immediatamente. Ecco qui. Questo è quello che comparirà. Quindi, per aprire la risorsa, fai clic sul link www.arcadeisuoni.org. Come si vede, abbiamo aggiunto il link. Per controllare ulteriormente, torniamo alla home page del corso. Ecco qui. Facciamo clic su Termina modifica, così vediamo il corso come lo vedono i nostri utenti. E questo è il link ad Arca dei Suoni, bello e pronto.